io ammetto di credere fortemente nella potenza che ha in sé la caduta a terra di una qualsiasi persona, che ovviamente non si faccia davvero male. Vi è un potere olistico nella caduta di qualcun altro. È un elisir di guarigione, di salvezza. Vedere un super manager che chatta con il suo BlackBerry, molto impegnato, molto busy, e poi 20 secondi dopo si scataffia le ginocchia sopra alle scalinate di marmo della metropolitana. È un'esperienza di liberazione. Essere tra i fortunati, chiamati da Dio, a trovarsi vivi e lì a poter testimoniare quella frazione di minuti in cui una giovane donna presuntuosa perde l'equilibrio sui suoi tacchi 40 centimetri e si fracassa contro il selciato, strusciando il mento così, per una qualche dozzina di buoni centimetri. È certamente un evento che promette la beatitudine e che, se possibile, ne anticipa le visioni. Potremmo dire che la figura di merda altrui ci salva, ci cura, ci sanifica. Cadere in pubblico costringe il malcapitato a rievocare il primordiale stato di semplicità di essere umano, che tante volte ci dimentichiamo. Cadono i politici più potenti della terra, inciampano le top model. Cade la giornalista, fichissima, all'ingresso di una sfilata in via Tortona durante la Fashion Week. Cadono le spose perfette, anche dopo una settimana di prove dell'abito. E per un attimo ti accorgi che anche queste persone sono piccole creature come te, aggrappate alla vita. Ma non è certo il dolore che prova la persona poveretta che è caduta a determinare e a donare in chi guarda quella sensazione delicata di onnipotenza e di piacere. Bensì la serie di gesti scomposti che fa chi sta per cadere. Vi è qualcosa di sublime nella particolarissima danza scomposta che improvvisa la creatura che sta per cadere. Si solleva da terra in disordine e disarticola tutti i suoi arti. Roba che non si è mai vista neanche negli spettacoli di danza contemporanea, questi fichi, questi cool. E questa fase qui, questa fase della piroetta in aria, è una fase che tecnicamente è detta fase inaspettata. Poi la creatura cerca di recuperare equilibrio e dignità, ma anche tutti gli oggetti che sono sparsi in giro a distanza di metri. E tutto questo cercare di accaparrare fogli, pezzi del telefonino, scarpe. E questa ricerca feroce di qualsiasi appiglio che salvi e protegga dall'umiliazione avviene quando la creatura è ancora sospesa in aria. E ciò è pura acrobazia. Se ci si salva, perché magari c'è un corrimano, un appiglio, il miracolato eviterà la caduta e avrà rovinato la giornata ad un sacco di persone, deluse dal lieto fine della faccenda. Ma avrà conservato il proprio aplomb metropolitano. Vi è una particolare espressione facciale che il miracolato assume in pubblico. Un'espressione a metà strada tra mi son salvato il culo e il sono fiero di te, ragazzo. Ma nel caso in cui non ci sia invece nulla da fare, ecco che il malcapitato si abbandona alla propria rassegnazione, lanciando un piccolo ultimo grido, molto chic, ma terribilmente ridicolo. Una specie di vagito che vorrebbe significare sì, sto cadendo, ragazzi, ma comunque la prenderò con stile, perché sono uno cool. La fase centrale è senza dubbio lei, la reale caduta. Una fase piena di variabili legate alla situazione, al peso della vittima, alla causa. Se prendiamo poi in considerazione le occasioni, le cene, le feste speciali, dove l'apparenza e il tentativo di mettere in risalto la propria personalità sono tra i primari obiettivi della serata, la caduta raggiunge il suo massimo scopo, il grado più alto di mezzo di salvezza sociale. Evento aziendale, tanta gente, tutti perfetti. La signora della direzione con il suo abito lungo, plissettato, fa il suo figurone effettivamente. Ad un certo punto si alza con enfasi perché vede il ministro e vuole salutarlo, ma il tacco le rimane infilato nella tovaglia. Gli corre incontro al ministro. Così lei si avventa sulla moquette, a pochi fortunati centimetri dalle scarpe stringate del ministro. E pur continuando a sorridere e a dire cose sceme tipo non mi sono fatta niente! Ah, caspita, che capitombolo! Sappiamo con certezza che per il resto della serata la signora della direzione avrà tra i suoi pensieri una scritta al neon in fronte che scorre con frasi tipo la mia acconciatura è andata a farsi fottere. Porco il demonio, mi viene da piangere. Ho una spalla bloccata. Che serata di merda!
A proposito della frase "non è successo niente", questo cercare di ricomporsi, di darsi un tono, è un comportamento che fa tenerezza, che suscita simpatia. Vuoi bene alla persona mentre si pettina. La creatura si sistema il vestito, si tocca magari un gomito stringendo i denti, sorridendo a tutti come se quello stronzo caduto a terra pochi istanti fa come una cartaccia non fosse mica lui. Ci sono tanti, tantissimi esempi di avvenimenti che possono rendere la giornata di chi guarda cadere qualcuno una giornata per cui valga la pena vivere. Un momento in cui l'esistenza è straordinaria, piena e satura di emozioni e sentimenti molto diversi e contrastanti, ma piacevolissimi. Perché sono il frutto di un evento miracoloso che insegna a ridimensionarsi. Cadi saltando una staccionata per fare quello dell'olio cuore e torni ad essere mortale. Inciampi sul pattino di tuo figlio e ti fracassi contro l'armadio del guardaroba, regalando a tua moglie un sorriso bello come non facevi da 20 anni. Prendi a 25 km orari di pancia il tornello della metropolitana che non si è aperto ed ascolti il sapore casto dell'umiltà. E poi in estate ti esibisci in un triplo carpiato dallo scoglietto dal quale ti butti ogni anno. È lo scoglietto della tua casetta al mare, quella dove vai in vacanza da 25 anni. Non puoi sbagliare. Ma il piccolo gommone che arrivava giù nel profondo blu, che adesso è profondo rosso, proprio non lo avevi visto. Ed ecco che tutto ciò regalerà dei momenti indimenticabili, che verranno raccontati per tutta la stagione. E questo tuo sacrificio guarirà tantissime persone dalla tristezza esistenziale, anche se non guarirà te dalla prognosi riservata.